DJ come Paul Gascogne e fai il ho risposto di politica, ha detto tutto Platone. Non ho un titolo di studio con cui mi pulisco il culo. Partiamo dal primo singolo, La ballata di Simone, che racconta appunto la storia di Simone Pianetti. Quella che è probabilmente la storia più incredibile che io abbia mai letto o sentito, al punto tale che quando ne sono venuto a conoscenza mi sono chiesto come fosse possibile che nessun regista avesse mai pensato di farci un film. Soprattutto registi come, mi verrebbe da dire, Quentin Tarantino, perché Simone Pianetti potrebbe essere tranquillo definito una sorta di Kill Bill all'italiana, e man mano appunto che vi racconterò di lui capirete anche il perché. Chi era innanzitutto e perché la sua storia è così affascinante? Ecco, io ritengo che il fascino della sua storia sta tutto nel fatto che in essa sono contenute tutti quegli elementi, quelle sensazioni, quelle emozioni che noi, o io perlomeno, tendenzialmente andiamo a cercare in più storie. Si imbarca da solo in terra straniera. La vita di Simone Pianetti, fatta di emarginazione, fatta di solitudine, di emigrazione, amore, di rabbia, di libertà, di lotta contro istituzioni che siano ecclesiastiche o statali e tanto altro ancora. Fu uno dei primi emigranti italiani negli Stati Uniti d'America, peraltro in un'epoca in cui ancora l'emigrazione di massa non era così diffusa, perché siamo più o meno nella metà dell'Ottocento. Simone parte da un piccolo borgo della Val Brembana, in provincia di Bergamo, camerata Cornello, per arrivare appunto ovviamente a New York in un'epoca in cui ancora non era stata eretta la Statua della Libertà, che era appunto la prima struttura che di fatto fu costruita anche per quello, salutava coloro che approdavano in America. Questo per rendere anche l'idea quanto lontano da noi era l'epoca in cui emigrò il Pianetti. Lui se ne andò dall'Italia probabilmente, ecco, per sfuggire ad un processo in seguito ad una aggressione o comunque a un tentato omicidio ai danni del padre, quindi effettivamente per scappare dalla legge. Una volta giunto negli Stati Uniti cerca immediatamente, anche da buon bergamasco, di mettere in piedi una propria iniziativa personale, un import-export di vini. Ma ben presto verrà tallonato e minacciato dalla Mano Nera. La Mano Nera, che era quella organizzazione che precedette addirittura la mafia, così per come noi la conosciamo, a riprova anche qui della lontananza del tempo di Pianetti dal nostro. Ma Pianetti, che era forse un anarchico, certamente un cane sciolto, ingaggia subito la sfida con questo gruppo criminale appunto, e cerca finché può ovviamente di resistere alle richieste di pizzo, alle minacce subite, finché ovviamente deve mollare la presa, perché da solo non potrebbe mai vincere contro una organizzazione criminale comunque così ben strutturata. Simone Pianetti, dopo vari anni appunto passati nella Grande Mela, è costretto a ritornare in Italia e ritorna nel paese che aveva lasciato, quindi in questo piccolo villaggio di fatto della Val Brembana, e torna probabilmente per la prima volta nella sua vita con l'intenzione di camminare sui binari voluti o imposti, insomma, dalla società, conformandosi, tra virgolette, alle norme legali, ma anche morali, che la società dell'epoca prevedeva. Ritornare da New York a Camerata Cornello era effettivamente un uomo che proveniva dal futuro, perlomeno agli occhi dei suoi compaesani. Simone cerca comunque di rimettersi in pista, inizialmente aprendo una sala da ballo sulla falsa riga dei locali che aveva visto appunto in America, ma qui viene subito inizialmente osteggiato dal parroco del paese, perché ovviamente una sala da ballo avrebbe prodotto comportamenti
lussuriosi, licenziosi, avrebbe distratto gli uomini del paese dai doveri coniugali e provoca anche, direbbe De André, l'ira delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso, ovvero le mogli di questi mariti che probabilmente avrebbero iniziato a frequentare, secondo il parroco, ecco, secondo la mentalità ovviamente bigotta del tempo, con Costanza la sala da ballo, donne di facili costumi e quant'altro. Simone è quindi costretto a chiudere questo locale, ma ancora una volta non demorde e reinveste quel poco che ha, anche grazie a un finanziamento bancario, in un mulino elettrico, energia elettrica, le cui potenzialità lui anche qui aveva conosciuto in America. Quindi lui inizia a macinare il grano con l'elettricità in un'epoca ancora in cui tutti i mulini andavano ad acqua, quindi con energia idrica. Chiaramente lui si trova immediatamente a produrre il doppio, il triplo di quanto producevano i mugnai in paese, scatenando evidentemente le invidie di quelli che oggi si chiamerebbero i competitor. La moglie di uno di questi comincia a diffondere la voce, evidentemente falsa, che lui era in grado di produrre così tanto grano perché aveva fatto un patto con il diavolo, e quindi quella fosse la farina, quella che lui produceva era farina del diavolo, farina del diavolo, come dicevano appunto in dialetto, che peraltro causava la malattia tipica di quelle zone, della pellagra. Poi si sarebbe scoperto ovviamente dovuta al consumo eccessivo di polenta, tipico in quelle zone, riconoscibile dai gozzi sulla gola, che sono tipici anche della maschera bergamasca del Gioppino. A quel punto ovviamente anche qui la nuova impresa di Pianetti fallisce, lui va ovviamente in bancarotta perché non riesce più a coprire i debiti con la banca, e a quel punto Simone dice basta, è costretto ad abbandonare anche il paese con la famiglia che nel frattempo si è fatto. Ma passa per la testa quello che molto probabilmente a molti di noi, soggetti a, come dire, continui dispetti, con continue vessazioni da parte di terzi, può essere capitato di pensare nella vita. Ecco, Simone l'ha effettivamente messo in atto, ovvero decide un giorno di pareggiare i conti, uscire di casa di buon mattino e andare a prendere uno a uno tutte le persone che in un modo o nell'altro gli avevano messo i bastoni tra le ruote e impedito di reintegrarsi in società, e con il suo fucile ucciderlo. Ed è quello che fa in una data peraltro simbolica, il 14 luglio del 1914, anniversario della rivoluzione della presa della Bastiglia, e le vittime saranno appunto il sindaco, il parroco, un messo comunale, la moglie del mugnaio e altri personaggi. Lui stila una vera e propria lista di proscrizione che la mattina del 14 luglio rispetta fedelmente, per poi, una volta commessi questi efferatissimi ovviamente delitti, darsi alla macchia sulle montagne che lui conosce benissimo, alle spalle del paese, i Monti Cancervo, i Monti Venturosa, e qui riceve la protezione e il supporto di altri personaggi marginali e borderline come lui, abituati ad una vita solitaria, per certi versi anarchica, ovvero i pastori e i carbonai che appunto su quelle, alle pendici di quei monti, vivevano. Chiaramente una volta accaduti questi fatti si diffonde il panico non solo a Camerata Cornello ma anche nei paesi circostanti, come San Giovanni Bianco ad esempio, che era nell'epoca della Belle Époque una delle località anche più rinomate e prestigiose, o comunque più grandi in zona. Ma a un certo punto accade una vera e propria punto di svolta, ovvero durante un conflitto a fuoco nel quale Simone Pianetti riesce a resistere, tentativo di cattura da parte di 7 carabinieri, 1 contro 7, le parti si invertono completamente perché il popolo inizia a parteggiare per Pianetti di fronte a quella che appare essere una evidente sproporzione delle forze messe in campo, e
una sorta di abuso di potere. C'è chi inizia a vedere quindi in Pianetti una sorta di Robin Hood, una sorta di bandito buono. C'è chi scrive sui muri delle case: ci vorrebbe un Pianetti in ogni paese, e frasi simili. La polizia cerca Pianetti, ma Pianetti non si fa trovare. E l'ultimo riscontro che abbiamo dell'esistenza di Pianetti è un incontro tra lui e il figlio, che è avvenuto probabilmente sulla cima del Monte Venturosa, dove Pianetti dà biglietto al proprio figlio da recapitare in paese, dove c'è scritta una frase laconica: non mi troverete mai né vivo né morto. Siamo ovviamente nel 1914, quindi di lì a poco scoppierà la prima guerra mondiale, quindi effettivamente anche le ricerche sul fuggitivo Pianetti tendono a diradarsi. Della sorte, della fine della storia di Pianetti non si sa pressoché nulla. Solo una cosa è certa: che Simone Pianetti non fu mai più trovato, né vivo né morto, e l'aspetto paradossale di questa storia è che ad oggi, nel 2019, Simone Pianetti, visto per l'ultima volta nel 1914, è per il tribunale di Bergamo ancora tecnicamente un latitante e un ricercato. Se voi pensate che sia io quello pazzo, non è la farina del diavolo che mi avete rotto il cazzo. DJ come Paul Gascoigne e Five. Ho risposto di politica, ha detto tutto Platone. Non ho un titolo di studio con cui mi pulisco il culo.